Palloncini rossi in volo per ricordare le tante donne uccise anche quest'anno, 4 solo in Alto Adige. E poi via alla corsa per dire no alla violenza sulle donne, organizzata dal Comune di Bolzano in collaborazione con la Rete Cittadina contro la Violenza e WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Anche quest'anno sono arrivate tante donne, ma pure uomini con il fiocco bianco antiviolenza. In tutto quasi un migliaio di persone. Primo a tagliare il traguardo Simone Pilloni, prima donna Electra Bonvecchio dell'Atletica Trento. Mi sembrava una cosa giusta, visto che gareggio sempre per me stessa, una volta gareggiare per le donne. Per ogni quota di iscrizione un euro andrà alle associazioni GEA e Casa degli Alloggi Protetti. Dal palco la presidente del Tribunale di Bolzano, Elsa Vesco, ha invitato tutti i cittadini a non girarsi dall'altra parte di fronte al fenomeno della violenza sulle donne. Ma la denuncia è solo il primo passo, secondo Gabriella Kustacher, presidente di GEA. È estremamente difficile uscire da casa senza soldi, non avere un lavoro, dover gestire i figli. Quindi non è sufficiente dire denunciate e basta. Deve essere messa la donna innanzitutto in sicurezza. Ma i posti disponibili nelle case rifugio non bastano. Diverse donne in fuga da compagni violenti devono essere ospitate negli alberghi. E la vera sfida è dopo i 6 mesi di accoglienza, quando le donne devono trovare un lavoro per rifarsi una vita.